Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Gamesport. Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video molto 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 particolare che onestamente non sapevo, non avevo la minima voglia di fare, ma per il gesto brutto che rappresenta questo video purtroppo ragazzoli, l'argomento che andremo a parlare di questo video è ovviamente l'esonero di D'Aversa, ma non tanto l'esonero di D'Aversa che alla fine a Lecce onestamente da interista non me ne frega nulla, ma purtroppo di come è avvenuto questo esonero è molto molto brutto. Dovremmo passare un po' a domenica, quello che è successo domenica tra Lecce contro il Verona, ma come sempre, prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti, iscrivendovi dentro la campanella quando pubblico video vi spunta una feed, una notifica, basta premere, siete subito qui all'interno del mio contenuto, ragazzi, vi raccomando, così non vi perdete nessun video, tutti i video escono qui su Ivan Gamesport tutti i giorni alle ore 13, vi raccomando, un video ogni giorno, un video nuovissimo e soprattutto ragazzuoli, non vi perdete neanche uno shorts, tutti gli shorts escono tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 di sera. Partiamo subito, allora, com'è successo questo esonero, cosa è successo soprattutto per portare la dirigenza del Lecce all'esonero di D'Aversa, visto anche il buon campionato che al momento il Lecce, cioè, sta facendo sempre una buona posizione in classifica, che comunque è una quindicesima posizione, è vero, solamente a più 3, anzi più 1 punti dalla 18esima, che comunque però ragazzi stanno giocando bene nelle ultime partite, è vero, hanno perso contro il Verona, una scontro molto molto importante. Ma ragazzi, partendo praticamente da Lecce contro Verona, dove il Verona ha vinto alle 12:30 di domenica per ben 0-1 grazie alla rete di Folorusso, purtroppo è successo tutto nel post partita, dove praticamente Harry perde la testa dopo praticamente con delle parole che ancora non si è capito molto bene la dinamica di come siano venuti questo innervosismo. Come è venuto il nervosismo da parte per Harry, onestamente non si è capito ancora, ma ragazzuoli, purtroppo Harry ha perso la testa, ha insultato un po' di persone, infatti è stato ammonito dall'arbitro della partita già nel post-match, quindi prima che entrasse negli spogliatoi, ovviamente calmato e circondato da tutte le persone, tutte le panchine del Verona, tutti ci chiedono dei suoi calciatori, è stato portato un po' negli spogliatoi, però l'arbitro lo ha espulso, secondo me sarà un'espulsione di 2-3 giornate, quindi sicuramente tornerà molto dopo la sosta che ci sarà settimana prossima, praticamente per le ultime amichevoli prima degli europei per le nazionali. È stato praticamente prima ovviamente che entrasse, quindi venire a espulso il buon Ari, c'è stato praticamente un colloquio, come vogliamo parlare. E visto che un giocatore del Lecce con Harry stavano litigando fortemente, che se non sbaglio era Gendry, doveva essere andato a per calmare ovviamente Gendry, si mette anche lui, forse Harry, qualche parola un pochettino di troppo. D'Aversa non è una persona molto calma, onestamente già si era visto anche durante le partite, ma no, ovviamente durante le partite un'altra cosa, ma ragazzoli, D'Aversa si avvicina a Harry e gli carica una testata. Qui valuterà esserci una, secondo me, una multa ovviamente, perché potrebbe anche denunciarlo alla fine se ci pensate a Rima, ovviamente due club patteggeranno per qualcosa giustamente, ma dopo questo gesto di insano ovviamente, per questo non volevo fare questo video perché non mi è piaciuto proprio l'argomento che dovevo affrontare, dovrò ancora affrontare in questo contenuto, che purtroppo è un bruttissimo episodio del nostro calcio, che purtroppo non ci rappresenta, perché se poi pensi al calcio italiano, la Serie A, con lo spettacolo che diamo anche in alcune partite, alcune no, è vero, ma in alcune partite veramente diamo spettacolo ai massimi livelli, ragazzuoli, poi che ci devono essere questi episodi, perché poi sono i singoli episodi che devono condizionare, speriamo non un campionato intero, anche perché come ci vedono all'estero, ragazzi, non è molto molto bello. Sono molto incazzato ovviamente per il fatto che come è avvenuto tutta questa litigata, ovviamente sì, ragazzi, deve essere sbagliato, e infatti deve essere, ragazzi, è stato ufficialmente esonerato, come è scritto ovviamente anche dal titolo e dalla copertina di questo contenuto, ragazzi, deve essere stato esonerato dalla federazione del Lecce, perché ragazzuoli ovviamente non può dare una testata a Darry, e già c'è ragazzuoli il sostituto che dopo vi dirò,
Magazzoli, purtroppo è stato esonerato, secondo me, meritatamente ovviamente, perché non puoi mostrare una faccia che è poi la fine del tuo club, perché tu stai rappresentando ai massimi livelli il tuo club, un club che rischia anche di andare in Serie B, non per questa ovviamente, per questa cosa, ma per i punti che non sta facendo benissimo in classifica, è vero, ha già un paio di punti di distanza, è quindicesima, i suoi punti leggermente più pochissimi di vantaggio ce li ha, ma comunque grazie anche a te. Purtroppo, giustamente, il Lecce deve andare a esonerare D'Aversa, perché ovviamente non deve mostrare questa parte, come detto, brutta del nostro calcio, che alla fine sono cose che non succedono, secondo me, anche quasi mai, soprattutto Rizzoli, negli ultimi, nemmeno negli ultimi mesi non stanno succedendo nessuna cosa, purtroppo. Questa rovina un po' il tutto. Partiamo, volevo un attimo parlarvi di un articolo di Sky Sport. D'Aversa Lecce, l'allenatore esonerato dopo la testa di Auri, il favorito è Gotti, ex allenatore dell'Udinese. Il Lecce ha deciso di esonerare Roberto D'Aversa dopo un incontro fra l'allenatore e il direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino, cioè del Lecce. La società aveva duramente condannato l'episodio di ieri al Via del Mare, testato ovviamente di D'Aversa all'attaccante dell'Hellas Verona e Arin, subito dopo il fischio finale. È il decimo esonero stagionale in Serie A. Luca Gotti è il favorito per prendere il suo posto. Martedì 12 marzo, quindi oggi per me domani praticamente, sarà in Salento per incontrare la società e definire i termini del tesseramento, così da avere anche tanti ed organizzare anche un paio di allenamenti prima ovviamente della nuova giornata, della 29esima giornata. E la cosa buona, ragazzuoli, il Lecce può preparare poi col nuovo allenatore le ultime partite dopo la sosta. Domani Gotti sarà a Lecce per la firma, che il Lecce ha scelto il suo successore di D'Aversa sulla panchina giallorossa. Martedì 12 marzo Luca Gotti sarà in Salento per incontrare la società e definire i termini del tesseramento. E questo qua, ragazzi, D'Aversa, Bucciantini, ovviamente conosciamo tutti quanti. D'Aversa è un uomo per bene che ha sbagliato, ragazzi, ovviamente per sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Secondo me non ha finito la carriera come allenatori, come tantissimi di voi hanno scritto sui social. Ovviamente, ragazzuoli, non è una bella cosa quella che ha fatto, perché alla fine è anche un padre di famiglia. Lui si è scusato perché è stata una brutta pagina di calcio, ma che si chiude, ragazzuoli, lì. Si chiude domenica, è finita. Secondo me ci sarà anche una pace tra lui e D'Aversa, che anche sui social, anche per calmare un po' gli animi, che secondo me è stato un pochettino tutto troppo esagerato. D'Aversa ha sbagliato, ragazzi, lo ammetto anch'io, si capisce che ha sbagliato, perché non si dà una testata a un altro calciatore, che poi soprattutto non è della tua squadra, quindi peggio ancora, ma ovviamente neanche della tua squadra non puoi. E ragazzuoli, però, non ammessa la colpa, spero che almeno faccia pace sicuramente con il Lecce si sono un po' chiariti, però ovviamente la figura il Lecce lo deve fare, perché non può far passare un comportamento del genere con il suo allenatore praticamente, perché poi non sarebbe di buon esempio neanche per i giocatori stessi del Lecce, onestamente. E soprattutto, ragazzoli, però, se le scuse ci sono state di D'Aversa, adesso vediamo nelle prossime partite, nella prossima partita praticamente dove giocherà l'Hellas Verona. Qualche domanda a lui gliela faranno, anche se è stato espulso, quindi qualche partita se la salterà. E questo qua, ragazzoli, è il decimo esonero in Serie A. D'Aversa, la telefonata tra D'Aversa e Arrigo, ha parlato il nostro Luca Marchetti, chiarimento telefonico dai toni cordiali tra i due protagonisti della vicenda. Questo qua non l'avevo letto. Erano arrivate le scuse personali da parte dell'allenatore del Lecce, gesto che non gli era riuscito nel tesissimo post partita. Arrigo dopo la testata non è mai giustificabile. Espulso come D'Aversa dall'arbitro Chiffi, l'attaccante del Verona aveva commentato l'accaduto con un Instagram story. Mi scuso per aver reagito con le parole alle tante provocazioni vissute in campo oggi. Fatto comprensibile una sfida con una simile posta in palio, ovviamente la salvezza. Ma questo non giustifica e non potrà mai giustificare una testata, quanto hai già preso la strada degli spogliatoi. Felice per i 3 punti guadagnati. Le parole di Harry. Ragazzi, vi leggo molto velocemente il duro comunicato del Lecce che c'è stato praticamente ieri. L'USP Lecce, con riferimento all'episodio che ha visto coinvolto l'allenatore D'Aversa e il giocatore del Verona, Arri, pur valutando, chiedo scusa, la situazione di nervosismo generale e finale di gara, in eretto condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi e ai valori dello sport.
ragazzuoli, direi che con questa frase possiamo chiudere quel video. Comunque si sono, ragazzuoli, ufficialmente, diciamo, si sono parlati, si sono calmati, si sono scusati entrambi, sia Ri che D'Aversa, in una telefonata. Questa è la cosa importante, un episodio che si chiude qui. È stato brutto l'episodio, sì, ragazzuoli, ma alla fine li potete fare pace. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Noi, come sempre, ragazzuoli, ci becchiamo un prossimo contenuto. E niente, ragazzi, ciao ciao.